Buonasera a tutti i partecipanti di questo webinar. Io sono Pietro Ricciati di Altage Capital, Super Trading Online, e sono qui per presentare il corso di questa sera, di tecniche più efficaci nel trading intraday, con Alessandro Busnelli di tradingmilano.it. Ringrazio tutti i partecipanti per essere qui con noi questa sera. Ricordo che se si vuole intervenire, se ci fossero dei dubbi, delle domande, per qualsiasi, insomma, informazione sul corso e per discutere direttamente con i relatori, utilizzate la nostra chat per intervenire. Chiedo a tutti conferma dell'audio, se ci sono problemi con l'audio, anche utilizzare sempre la chat. Passerei la parola direttamente al nostro Alessandro Busnelli, il nostro relatore, per iniziare con la lezione di oggi, che ricordo essere registrata. Poi, come tutti gli altri nostri corsi, la troverete nell'archivio webinar, nella privata del nostro sito. A te la parola, Alessandro. Ciao Pietro, buonasera a tutti, mi presento, sono Alessandro Busnelli, sono un consulente finanziario indipendente e un trader ormai da 7 anni, lavoro soprattutto con indici con future sugli indici, S&P 500, Nasdaq, FTSE MIB, DAX. E niente, prima di iniziare volevo solo farvi vedere un attimo i miei siti internet. Questo è tradingmilano.it, sito specializzato sulla formazione finanziaria, dove potete trovare tutti i corsi gratuiti che faccio, quindi la colonna di sinistra. Ovviamente poi una bibliografia e i corsi poi invece che tengo nel mio ufficio, anche online attraverso Skype, comunque attraverso computer. Corso base, corso di trading su azioni, indice di altre valute, che invece è un corso di breve e medio periodo, quindi più di posizione, corso sulle obbligazioni e il corso di trading intraday e scalping, che invece vedremo una piccola parte alla fine di questo webinar. Vedremo l'ultimo quarto d'ora, vedremo un po' qual è il mio metodo, che poi è quello che spiego in questo corso di trading intraday e scalping, cioè le busnelline. Ovviamente c'è la possibilità di fare anche coaching. Qui c'è una piccola breve presentazione del mio metodo, la possibilità di avere segnali operativi e la consulenza. Per quanto riguarda il discorso consulenza, è stato appena messo online anche il nuovo sito riguardo al mio studio di consulenza, consulenzafinanziamilano.it, e niente, qui trovate anche una breve descrizione di cosa facciamo, consulenza finanziaria indipendente, i nostri valori, tutti i vari servizi che forniamo, vantaggi, metodi di gestione e via dicendo. Vi lascio solo un secondo la pagina di contatti per chi volesse segnarselo. La mia email è alessandrobusnelli@tradingmilano.it e il telefono 333-490-2940. Siamo a 10 minuti da Milano, amica. Ok, oggi il corso è un corso sulle tecniche di trading intraday, quindi vedremo un po' una carrellata di quelle che considero le tecniche più efficaci per operare nel trading intraday. Partiremo appunto da quelle che magari sono anche più conosciute, più semplici, per poi arrivare al mio metodo vero e proprio. Quindi, iniziamo. Innanzitutto diciamo così, le tecniche, una buona tecnica per operare l'intraday, e questo vale soprattutto per un trading intraday abbastanza lento. Ovvero, operando, guardando i grafici time frame a 5 minuti, 10 minuti, un quarto d'ora, mezz'ora, una tecnica molto efficace è seguire alcuni pattern delle candele giapponesi. Vedremo invece poi altre tecniche più adatte per invece un time frame su 1 minuto, 2 minuti, al massimo 5 minuti. Quindi, per quanto riguarda le candele giapponesi, solo per fare una brevissima riassunto di cosa sono per chi non lo sapesse. Praticamente è un metodo grafico e la candela, praticamente grazie alla candela si possono individuare il valore di apertura, il valore minimo raggiunto, il valore massimo raggiunto, il valore di chiusura di ogni singolo momento del time frame. Quindi se si sta parlando di un grafico a 5 minuti, si può vedere il prezzo di apertura e di chiusura di quei 5 minuti e il valore massimo, il valore minimo di quei 5 minuti.
Ovviamente una candela verde indica la prevalenza della domanda dei compratori, rossa indica una prevalenza di offerte, quindi di venditori. Che cosa servono le candele giapponesi? Questa è la cosa veramente importante, e questa spiega la base per poi riuscire a capire tutto quello che sono i pattern delle candele. Le candele servono ad interpretare la forza relativa della domanda e dell'offerta e danno informazioni sulla volatilità. Quindi, noi, grazie alle candele giapponesi, riusciamo ad interpretare qual è la forza relativa in quel momento della domanda e dell'offerta. Corpo verde, ovviamente, prevalenza di domanda di compratori, corpo rosso, prevalenza di offerte di venditori. L'ampiezza del corpo indica la convinzione, quindi la forza della tendenza. Shadow indica il profilo di indecisione degli attori che fanno il mercato. Le shadow sono appunto le ombre, quindi i massimi e i minimi raggiunti durante quel periodo. Una notazione importante: ogni singola candela non è lei che determina poi il movimento. Quindi, per poi avere una buona indicazione da parte delle candele giapponesi, quello che conta è la candela, sì, ma anche il contesto in cui si genera, avere la conferma del segnale da parte delle successive candele, perché poi l'entrata sarà sempre sulla candela successiva a quella che ha dato il segnale, volume che crescente a sostegno del segnale, ok? E tra l'altro, un'ultima cosa, ancora meglio se c'è anche qualche altra indicazione da parte di qualche altra tecnica di analisi tecnica. Quindi non è solo la candela che fa il segnale di ingresso e di uscita, è tutte queste cose. Andiamo a vedere, iniziamo a vedere quali sono appunto le candele su cui agire. Se voi andate e prendete un qualsiasi libro sulle candele giapponesi, ne potete trovare tantissime pattern, così andiamo a vedere quelle che poi funzionano di più. Innanzitutto, Doji, si tratta di una candela senza corpo, apertura e chiusura si equivalgono, quindi che cosa vuol dire? Sintomo di massima indecisione degli attori in campo. Se questa candela si forma alla fine di un trend ascendente o discendente, è un momento di molta indecisione, quindi è probabile che rifinisca il trend e poi magari parta un trend al contrario, quindi un trend di ribasso oppure al contrario qua di trend ascendente. Ma questo ce lo dirà solo e unicamente la candela successiva, ad esempio in questo caso questa, che ha rotto al rialzo. Ancora più forte della Doji, quella più semplice, è la Graveston Doji, la Dragonfly Doji, che si formano soprattutto appunto alla termine di un trend ascendente o discendente. E in questo caso sono dei grossi segnali di inversione del trend. Graveston Doji ovviamente si verifica al top di un trend ed è fondamentalmente la pietra tombale, sì, la traduzione è pietra tombale, quindi vuol dire che alla fine di un trend di salita avremo una Graveston Doji, vuol dire che molto probabilmente il trend è finito e inizierà al ribasso. Dragonfly Doji ovviamente è il contrario, dopo un trend di discesa, è il segnale perché poi riparte il mercato. Ora, la differenza da confronto della Doji normale, che cos'è? Che il prezzo di apertura e di chiusura sono o vicino al minimo, in questo caso la Graveston Doji, oppure vicino al massimo di questa candela, e quindi poi si parla di Dragonfly Doji. Mentre per quanto riguarda la Doji classica, apertura e chiusura sono al centro della candela. Questo è un bellissimo esempio di Doji, qui è quasi una Graveston Doji, grossissimo trend di salita, questo è un grafico a 5 minuti dell'S&P 500, si forma questa Graveston Doji, quando il prezzo rompe il minimo della Graveston Doji, lì inizia il trend discendente. Notate come ce ne sono anche altri esempi, cioè anche in questo caso qui poteva essere come era una Doji, ma vedete che comunque il prezzo ha rotto ancora al rialzo, è stato un momento di indecisione e poi infatti il prezzo è continuato a salire. Quindi quello che ribadisco ancora è quello che conta è
La candela ci dà un'indicazione, ma dobbiamo aspettare poi la candela successiva che ci dice effettivamente se quell'indicazione è giusta o no, ed è lì che noi entreremo. In questo caso entreremo a ribasso, mentre in questo caso poteva essere un segnale per entrare a rialzo. Forse la candela più famosa, più conosciuta, quella che utilizzano in tanti lamber. Ovvero, anche in questo caso è quasi una Dragonfly Doji, l'unica cosa è che c'è una parte di corpo, quindi il corpo esiste, a differenza della Doji dove non esiste. Che cosa ci dice il Lambda? Che c'è stata dopo un trend discendente, quindi il prezzo è continuato a scendere, il prezzo qua ancora aperto qui. È sceso ancora, quindi c'è stata ancora una spinta ancora ulteriore dell'offerta, quindi dei venditori, il prezzo è sceso ancora, ma poi a un certo punto c'è stata per la prima volta un'inversione di tendenza, ovvero la domanda è iniziata a prevalere e quindi il prezzo è risalito, addirittura ha superato anche il prezzo di apertura di quel time frame ed è addirittura chiuso lì sopra, quindi grosso segnale di ripartenza della domanda, quindi di forza della domanda. Quindi, anche qui in questo caso ribadito poi si spazio il contesto grafico, quindi alla fine di un trend ribassista, l'hammer è una grossa indicazione. Non è fondamentale il colore dell'hammer, ovvero chiaro, più forte ancora un hammer verde, ovvero dove il prezzo di chiusura è maggiore del prezzo di apertura. Vuol dire che la domanda effettivamente ha ancora vinto ancora in maniera più forte, ma anche in questo caso, anche qui, vuol dire che comunque, nonostante il prezzo di chiusura sia stato inferiore a quello di apertura, o apertura o chiusura, quindi ancora c'è stata una candela rossa, questo comunque è un grosso segnale perché il prezzo era sceso giù fino a qua e poi è ritornato su. Se poi la candela successiva rompesse questo massimo, allora sì, che sarebbe un grosso segnale, quindi si entrerebbe. Ovviamente ho saltato anche la descrizione più semplice, ovviamente l'hammer è formato da un corpo più piccolo ed è invece una shadow, solitamente il corpo è un terzo e la shadow è 2/3. L'hammer si presenta a termini di un chiaro trend ribassista, indica che i flussi in vendita si stanno indebolendo, probabilmente va a testare un livello statico sensibile e trova subito una corrente in acquisto che riporta i valori verso l'alto. Nel senso che molto probabilmente l'hammer, quando funziona, quando succede una cosa di questo tipo, trend discendente, va a testare un supporto, lì succede l'inversione del tendente, quindi dalla domanda inizia a prevalere la domanda e lì riparte la risalita. Potrebbe essere che l'hammer va solo a testare questo livello, come potrebbe anche essere che invece l'hammer va addirittura a superare, a rompere questo livello, ma poi lo recupera subito, quindi ritorna subito sopra la linea statica, questo supporto. Anche in questo caso avrebbe lo stesso valore, anzi, per assurdo anche forse più forte, perché ha rotto un livello, lo ha recuperato subito ed è quindi ripartito. Vediamo un esempio concreto, anche in questo caso mini S&P 500 5 minuti, vedete che trend discendente, ad un certo punto si forma questo hammer, vedete che comunque il corpo è piccolo, ulteriore discesa dei prezzi, il prezzo risale, recupera il livello praticamente precedente, questo qua è un precedente supporto a 1433, fa l'hammer esattamente sul supporto, il prezzo ritorna su subito, poi non ha subito la forza per ripartire in realtà, perché la candela successiva, pur essendo verde, in realtà il massimo è ancora pari al massimo dell'hammer, quindi lì non saremmo entrati, ma la candela successiva si rompe il massimo dell'hammer, che poi è anche il massimo della candela dopo, e da lì in effetti parte un trend ascendente. Il contrario dell'hammer è la shooting star, stella cadente. In questo caso si forma la fine di un trend rialzista. Indica che i flussi in cui in acquisto si stanno indebolendo e i venditori hanno la meglio per la prima volta. Dopo che c'è stato un forte trend al rialzo, per la prima volta
i venditori iniziano a vincere e quindi c'è la prima inversione e da lì il prezzo inizia a scendere. Lasciate stare l'inverno Dahmer che per il momento vi fa solo confusione, quindi per il momento teniamo buono Dahmer e la shooting star. Vediamo un esempio, in questo caso, anche in questo caso 1500 5 minuti, si forma una specie di trading range, una specie, è una trading range, il titolo qui fa una tre, l'indice fa comunque un trend in salita, va esattamente a testare la resistenza precedente. Guarda caso si forma una shooting star, cioè il prezzo va, rompe leggermente la resistenza, il massimo precedente, poi però inizia subito a scendere. Scusate. Inizia subito a scendere e da lì parte un trend discendente. Qui si forma anche qui in realtà un hammer, praticamente, esattamente sul supporto precedente, il prezzo risale. Arriva qui, arriva ancora sui massimi precedenti e si forma ancora una shooting star. Un'altra shooting star e qui il prezzo discende. Qui si forma un altro hammer e il prezzo risale. Vedete come si formano spesso queste configurazioni delle candele, soprattutto quando si tratta di trading range, ma comunque spaziose, oppure di trend veri e propri definiti. Ad esempio, in questo caso era una trading range, ogni volta che andava a testare il supporto e la resistenza della trading range, creavo la shooting star 1 e 2 o l'hammer 1 e 2. Invece, in questo caso, la shooting star è il primo segnale di inversione dopo un grossissimo trend a rialzo. Shooting star, quando qui rompe il minimo, si entra e si va al basso. Pattern invece con più di una candela. In questo caso andiamo a vederli poi quali sono, con due candele o con tre candele. Il pattern più forte con due candele è sicuramente l'engulfing, bullish o bearish. Ovviamente bullish quando dopo un trend ribassista è il primo segnale di inversione rialzista. Bearish ovviamente è il primo segnale di inversione, dopo un trend rialzista è il primo segnale di inversione ribassista. Ora, diciamo subito, l'engulfing non è così facile trovarlo, succede poche volte, ma quando succede è un segnale molto molto forte, che ha una grossissima percentuale poi di realizzo, che poi funzioni davvero. In che cosa consiste l'engulfing? L'engulfing consiste nient'altro che in una candela. Ad esempio il bullish engulfing, in una candela rialzista che mangia totalmente la candela precedente, che invece è una candela ribassista, ovvero dopo un segno, qua immaginate un trend ribassista, questa è un'ulteriore candela ribassista e questa è una candela che va addirittura sotto il minimo, poi ha la forza per recuperare tutto il corpo della candela precedente e addirittura andarci sopra, ancora più forte se lo mangia, se addirittura finisse sopra qui. Ovviamente l'inverso per quanto riguarda il bearish engulfing, anche in questo caso qua immaginate un trend rialzista, questa è l'ultima candela rialzista, qui il prezzo tenta ancora di fare nuovi massimi, ma invece inizia a prevalere l'offerta, inizia a prevalere il venditore, il prezzo crolla, ritorna giù, rimangia tutta la candela precedente, addirittura chiude sotto. Quindi importantissimo come segnale di inversione dopo un trend ed è un segnale molto forte. Il piercing non è nient'altro che un engulfing bullish, dove la prima candela rialzista non ha la forza per mangiare totalmente la candela precedente, come ne abbiamo visto nel engulfing, dove il prezzo è andato addirittura sotto e poi addirittura chiuso sopra. In questo caso il piercing è sufficiente che il prezzo recuperi la metà dell'ultima candela. Comunque l'importante è che cos'è? Quello da tenere sempre conto è che praticamente la prima volta dopo un trend discendente che continuava a prevalere i venditori è la prima volta che prevalgono gli acquirenti, o perlomeno comunque c'è il primo segnale di inversione. Quindi mi dice, cavolo, c'è la prima volta, il primo segnale di forza rialzista. Intanto noi poi che ci sia un engulfing vero e proprio, ovvero che chiuda sopra qui, che ci sia una figura perforante, una piercing, oppure come vedremo poi più avanti, una stella del mattino, una morning star,
La cosa importante è sempre quello che intanto noi entreremo sulla candela successiva, quindi sarà questa che ci darà poi il segnale, la conferma che noi dobbiamo entrare a rialzo, sarà questa, perché supera il massimo di questa e anche di questa. Arami, allora, l'arami è sicuramente una bella configurazione. Solo che mi permetto di dare una piccola interpretazione un po' diversa da quella che è la classica, ovvero che l'arami, bullish o bearish lo stesso, iniziamo a spiegare in cosa consiste. Consiste comunque in una candela che a differenza dell'engulfing è il contrario, cioè l'engulfing è una candela successiva che ingloba la candela precedente, quindi una candela più lunga che mangia quella precedente. In questo caso si tratta invece di una candela più piccola, quindi più di indecisione rispetto a quella precedente. Qui c'è un grosso trend discendente. Questa è una candela un pochino più piccola che sta all'interno di quella precedente ed è un pochino più piccola, quindi dice indecisione. Lo stesso vale per questa. Ora, i libri sulle candele giapponesi dicono che ovviamente l'arami è un pattern di inversione. Allora, d'accordo, nel senso che se effettivamente rompe questo massimo, noi ci dice, bene, continuate a scendere, 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 momento di indecisione, rompe questo massimo, entro long. Oppure al contrario, in questo caso sale, 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 momento di indecisione, rompe questo minimo, entro short. In questo caso sì, è un segnale di inversione, bene. Ma quello che posso dire è che l'arami è anche un grossissimo e forse il più bello segnale di continuazione del trend, ovvero se dopo questo trend discendente, ancora qui, ancora più forte, qui c'è un momento di indecisione, poi il prezzo rompe ancora questo minimo, vuol dire che continua, prosegue il trend discendente. Grossissimo segnale di continuazione del trend. E lo stesso vale per questo, in questo caso, trend ascendente, momento di indecisione, ripartenza. È quello che vengono chiamate le ripartenze, fondamentalmente, poi c'è chi le chiama anche pullback, poi in una serie di modi, ma comunque alla fine della fiera è un trend verso in una direzione ben precisa, in questo caso ascendente, il prezzo ritraccia un attimino e poi riparte nella direzione del trend. Morningstar, stella del mattino, pattern informato invece da tre candele, in questo caso continuazione del trend discendente, candela di indecisione, prima candela ovviamente, qua è una candela che però ritorna all'insù, quindi ripartenza, segnale che inversione vince la domanda. In questo caso per entrare bisogna aspettare la rottura del massimo della terza candela, quindi bisogna entrare qua, si entra ovviamente con un po' di ritardo. Dovrebbe essere un'entrata un pochettino più sicura rispetto magari ad altre, però a volte sì, anche si entra un po' in ritardo, perché comunque già il prezzo è già tornato su, è già chiuso due giorni o due time frame, in questo caso intraday, quindi 5 minuti o 10 minuti o 4 ore, mezz'ora, già comunque già di inversione. Vediamo degli esempi sul grafico, in questo caso, anche in questo caso vedete trend ascendente. Ultima candela verde, prima candela, che è la prima candela di inversione, caratteristica che cosa? Va addirittura supera il massimo precedente, il massimo dell'ultima candela, ma poi torna giù, la ingloba tutta e chiude addirittura sotto, grossissimo segnale di inversione, veramente brutto in questo caso se entro long, sarebbe da uscire, veramente sta prevalendo l'offerta in questo caso, i venditori. Che cosa poi ce lo conferma ancora di più? Guarda caso, dove si è realizzato questo engulfing è esattamente sul massimo precedente. È andato, ha toccato il massimo ed ha iniziato a scendere. Quindi è un grosso segnale di inversione. Un altro segnale, un altro esempio. Anche in questo caso, trend ascendente va a toccare il massimo precedente, ingloba totalmente la candela qui verde e inizia a scendere. Ok, quindi questi sono fondamentalmente i pattern, più significa le candele, i pattern con le candele che per la mia esperienza funzionano meglio, sono i più facilmente individuabili,
E sul grafico, guardando i grafici a 5, 10, 5, 10, 15, mezz'ora si trovano e sono seguibili, diciamo, sono fattibili per poter ottenere profitti. Non è così facile individuarli, nel senso che non pensate di trovare tante volte il dell'engulfing perfetto, piuttosto che l'hammer perfetto che va esattamente a toccare il supporto precedente. Anche lì ci vuole un attimino di esperienza, un attimino di occhio per riuscire poi a individuarli. Un'altra invece tipologia di trading intraday, e questo è adatto sia per mi fermo un attimo per vedere se posso, se ci sono, io qua non le vedo delle domande, però se ci sono, poi mi dirà Pietro. Sì, non ci sono domande per il momento, ricordo sempre partecipanti dalla chat nel caso ce ne fossero, e se ce ne fossero non preoccuparti, intervengo io, procedi pure. Ok, per quanto riguarda invece un'altra tipologia di trading intraday è il trading basato sui rimbalzi e sui breakout. In questo caso va bene anche un grafico a 1 minuto, 2 minuti, quindi ancora più veloce, ma allo stesso modo va bene anche un grafico a 5 minuti, ovviamente sarà un pochettino più ritardato. Allora, intanto iniziamo a dire, quindi tecnica di trading su breakout è applicata alle trading range, ai livelli chiave di prezzo e alle figure di inversione. Andiamo a vedere. Qui ho una piccola considerazione. Tante volte i trader cercano tecniche molto evolute con indicatori ultra particolari, quando in realtà poi le tecniche che poi funzionano meglio sono quelle più semplici, il che non vuol dire che siano banali. Ma tante volte per vendere libri o per vendere corsi si spacciano tecniche straordinarie con nuovi indicatori incredibili, così quando in realtà e si dice che magari i breakout non funzionano più, che i rimbalzi sui livelli significativi come massimi e minimi poi sono visti dagli istituzionali, quindi fanno falsi segnali. In realtà poi andando a utilizzare queste tecniche poi più semplici sono anche quelle che poi funzionano meglio. Perché sono quelle che comunque sono valide sempre in ogni condizione di mercato e soprattutto che le vedono tutti, quindi più gente le vede, più forza ha quel segnale. Perché se lì vedo che se lì si forma una grossa resistenza, quando viene rotta, tutti vedono che viene rotta, tutti entrano a rialzo, quindi ovviamente il titolo, l'indice o quello che sarà, o la valuta avrà molta forza per salire. Quindi, che cosa sfrutta questa tecnica, il discorso del rimbalzo dei breakout? Che per il 70% del tempo il mercato si muove in trading range. Voi andate a vedere, il mercato molto spesso guardate anche banalmente, anche guardate quello daily di queste ultime settimane, sia del mercato italiano piuttosto che tedesco o comunque europeo. In questo parlo del daily, ma lo stesso discorso ora per intraday, si formano grossissime trading range in cui il prezzo continua a stare dentro, poi ad un certo punto romperà da qualche parte, quindi romperà all'insù, romperà all'ingiù. E lì si creerà un breakout significativo che potrebbe darci il segnale di dove poi continuerà il mercato nelle prossime settimane. Quindi facciamo una breve precisazione: cosa si intende per trend range e congestione? Un trend direzionale rialzista quando minimi e massimi sono crescenti, il prezzo continua a salire, ribassista quando massimi e minimi sono decrescenti, quindi il prezzo continua a scendere. Trading range quando massimi e minimi sono allineati, come andiamo a vedere con qualche esempio, congestione quando il movimento laterale è molto stretto. Quindi, primo segnale che comunque consiglio, in questo caso, questi metodi che andremo a vedere adesso, secondo me funzionano bene sulle azioni, ancora di più che sono sull'indice, ovvero funzionano anche sull'indice, ma e anche sulle valute, ma in realtà sull'indice e sulle valute, ad esempio, io ho trovato un'ottimizzazione di queste tecniche, ovvero con le mie linee. Ad esempio, invece, in questo caso, invece sulle azioni, ad esempio sulle azioni italiane con i volatili, funzionano benissimo anche queste tecniche, ad esempio, la rottura della congestione iniziale. Quindi ci sono una serie di candele molto
molto piccole, quindi c'è una piccola variazione di prezzi qui. Ipotizziamo questo che sia un grafico a 5 minuti, per 5 minuti il prezzo oscilla poco, qua, 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 ad un certo punto il prezzo rompe. E da lì molto probabilmente il prezzo prenderà una direzione ben precisa. Questa cosa, quando succede all'inizio, quindi nelle prime mezz'ora, nel primo quarto d'ora, per mezz'ora di contrattazione, ad esempio nel mercato italiano tra le 9 e le 9 e un quarto, sulle azioni con azioni Fiat o con azioni credit, è un grosso segnale. Quando succede una congestione iniziale, poi dalla parte che rompe, da lì parte il trend. Quindi si forma la congestione, noi aspettiamo che rompa la congestione e andiamo short. Dove poi si mette lo stop, lo si mette al di sopra della congestione. Anche in questo caso, congestione, andiamo long alla rottura e lo stop è sotto il minimo della congestione. Questo è un esempio concreto, in questo caso abbiamo un credit, congestione iniziale. Il prezzo sta all'interno di 5,37 e 5,40 quando rompe trend ascendente per tutta la giornata. Non ci interessa che poi duri per tutta la giornata, potrebbe anche funzionare anche solo per mezz'ora o un'ora, se comunque partecipa a questo bel movimento va benissimo, per me che ci interessa comunque fare un'operazione che da 15 poi ci permette poi di andare fino a 15. Ora, questa è la prima entrata. In realtà, poi, quando succede una cosa di questo tipo, spesso succede anche la famosa ripartenza, ovvero il prezzo si ferma, ritraccia un attimino e riparte. Quindi, dopo un breakout come quello che abbiamo visto, c'è una prima fiammata, questa. Poi il prezzo ritraccia un po', potrebbe anche andare a ritestare la linea del breakout. Può anche non farlo, comunque ritracciare fino a un certo punto, poi il prezzo riparte nella direzione della fiammata, quindi del breakout. In questo caso è un segnale di continuazione praticamente del breakout, del trend che aveva preso il breakout. Ci possono essere due entrate, questa quella più aggressiva, ovvero la prima candela dove si ferma il ritracciamento, allora qui rompe, il prezzo torna indietro. Qui riparte nella direzione del breakout. Questa è la prima candela di ripartenza. Noi entriamo quando abbiamo la conferma, ovvero la rottura del massimo di questa candela. Quindi entreremo su questa candela qui, short. Questa è l'entrata più aggressiva. O c'è anche un'entrata invece che chiamiamola più sicura, di conferma del segnale. Aspettiamo che rompa qui, rompa il precedente minimo, quindi fiammata, ritracciamento deve rompere il precedente minimo, perché il rischio se no è che il prezzo ritorna qua e poi ritorna ancora su. Ovviamente qua ci dà un segnale di più forza, ancora più forte di discesa, quindi qua dovrebbe essere un'entrata più sicura, però è anche vero che è un'entrata un po' ritardata, perché vuol dire che il prezzo è già fatto così, è tornato su, è già tornato giù, quindi si è già fatto ancora questa discesa, quindi entriamo un po' tardi, dipende però qui, ognuno ha le sue, è soggettivo. E ancora questo è l'esempio, in questo caso Fiat, congestione iniziale, breakout, a ribasso, prezzo va giù, torna su, riparte, prima entrata quella più aggressiva, oppure entrata un pochettino più sicura, qua. Il trend poi continua e poi niente, poi vedremo poi anche in questo caso, poi si forma una figura di inversione, andiamo a vedere più o meno, ce lo vedremo poi più avanti. Ulteriore tecnica, quindi abbiamo visto il breakout e le ripartenze. Altra cosa sono i rimbalzi e i breakout nelle trading range, ovvero una trading range è formata da massimi e minimi allineati. Massimi allineati, minimi allineati, si forma questo grosso canale, ma non è una congestione dove non è possibile tradare, è ampio questo movimento, quindi noi possiamo tranquillamente tradare più volte questo movimento, andare short qui, andare long qui, andare short qui, andare long qui. Ogni volta che tocca il minimo andremo long, ogni volta che tocca il massimo andremo short. Ancora long e ancora short. Ad un certo punto, ovviamente, il prezzo dovrà rompere da qualche parte questa trading range, quindi ci sarà un breakout di questa trading range.
In questo caso c'è un breakout e ovviamente che cosa faremo? Andremo alla rottura del breakout. Questo è un esempio concreto. Massimi allineati, minimi allineati, quindi ogni volta che lo tocca, quindi una volta che abbiamo individuato questi livelli, avremo individuati con questo e con questo punto. Quindi quando tocca qua andremo short, quando arriva qua andremo long, qua lo tocca per ben 2 volte, quando arriva qua andremo short. Poi ad un certo punto il prezzo da qualche parte andrà a rompere, quando rompe, andremo long. Sembra molto semplice, vi assicuro che queste configurazioni sono quelle che succedono la stragrande maggioranza delle volte, la stragrande maggioranza del tempo su qualsiasi strumento. Quindi sfruttare le trading range, sfruttare i breakout, quindi i rimbalzi all'interno delle trading range e i breakout dopo i trading range, sono le tecniche più semplici e più efficaci. Vi faccio notare un'altra cosa. Ho sfruttato i rimbalzi all'interno delle trading range, sfrutto il breakout della trading range, che cosa succede? Il prezzo va su, torna indietro, ritesta addirittura il massimo. Il breakout e riparte, quindi quello che abbiamo visto prima. Questa era l'entrata aggressiva, questa era l'entrata un pochino più sicura, quindi breakout, ritracciamento, ripartenza. Vedete che si ritrovano sempre le stesse configurazioni. Altra cosa, rimbalzi. Rimbalzi invece su livelli significativi della giornata. Ad esempio, in questo caso, questo era il massimo della giornata. Quindi, dopo che un trend rialzista era arrivato e aveva determinato un massimo della giornata, quando il prezzo poi è ritracciato, poi è tornato e ha ritestato ancora il massimo precedente. Tenete in considerazione che questo, il massimo del giorno, è come se fosse un grosso muro, difficile da valicare. In questo caso, infatti, il prezzo non ha avuto la forza per rompere il massimo del giorno e poi è sceso. Anche in questo caso, questo era il massimo del giorno. Il prezzo è arrivato qua, ha determinato questo massimo, è tornato indietro, è ritornato su, ma non ha avuto la forza per romperlo. Si è fermata in questo caso una congestione. Il prezzo si è fermato, che cosa succede? O va giù, e quindi fino a quando rimane a valore, fino a quando vale il massimo del giorno, per noi è un segnale ribassista, perfetto, come abbiamo visto prima. In questo caso, quindi scommetteremo sul rimbalzo contro un massimo e quindi sullo short. Ovviamente, se c'è un muro, quando viene rotto il muro, ovviamente il prezzo probabilmente avrà la forza non solo per rompere il muro, ma per compartire una grossa movimento da quella parte. Quindi, in questo caso, rompe il massimo e il prezzo va ora. Quindi, rimbalzo e breakout di un livello significativo, come può essere il massimo del giorno, o in questo caso invece il minimo del giorno precedente. Ovviamente massimo e minimo del giorno, massimo e minimo dei giorni precedenti, anche in questo caso ovviamente è un grosso segnale, un grosso muro. Quando il prezzo ha la forza per romperlo, da lì parte il ribasso. Oltre a questi rimbalzi e breakout, in questo caso rimaniamo sui rimbalzi, oltre a questi rimbalzi determinate solo e unicamente da supporti e resistenze determinate da massimi e minimi precedenti, ci sono anche delle figure di inversione date ad esempio dal doppio massimo o doppio minimo, quindi quando si verifica questo, quindi si crea un supporto, rimbalzo supporto e via, l'entrata o il doppio massimo, anche in questo caso, le entrate possono essere due, quella più aggressiva, entro subito qua, quindi appena tocca il precedente minimo, oppure da libro invece sarebbe quando supera questo massimo, il più quello che sta in mezzo, quindi si entra qua. Ovviamente il contrario per quanto riguarda il massimo, quindi ho entrata short e quindi ho entrata short. Piccole variazioni, ma con lo stesso identico significato, il 2B bottom di Victor Sperandeo o 2B top sempre di Victor Sperandeo oppure quello che viene chiamato U-turn o K-turn,
che poi non è nient'altro che una specie di un Cinghiros, cioè è un Cinghiros, è l'1-2-3 di Ross. In questo caso, minimo, prezzo rimbalza, torna su, arriva sul precedente minimo, ma lo rompe di poco, lo recupera subito. In questo caso, il prezzo ha tentato di rompere il precedente minimo, lo recupera subito, è un grosso segnale comunque di forza della domanda, e quindi il prezzo ritorna su. Ovviamente al contrario, in questo caso massimo, ritraccia, torna indietro, sempre che poi ritorna sul precedente massimo, lo supera, ma invece non ha la forza per salire, torna indietro. Quindi in questo caso grosso segnale ribassista, in questo caso grosso segnale di rialzista, quindi inversione. L'1-2-3 di rosso invece, in questo caso il minimo successivo non è più basso come in questo caso del minimo precedente, in questo caso il minimo successivo è più alto del massimo del minimo precedente, quindi minimo, prezzo va su, torna indietro, non ha neanche la forza per arrivare sul minimo precedente e riparte. Idem per quanto riguarda massimo qui, ritraccia, ritorna su e poi va giù. Ovviamente poi qui le entrate, anche in questo caso l'entrata più aggressiva sarà qui se succede con qualche rompendo magari il massimo di una candela che si forma qui, oppure si aspetta il pivot, quindi il superamento di questo pivot. Quindi queste sono le figure classiche, sono tutte tecniche che trovate su anche tutti i libri di analisi tecnica. A volte vengono considerate poco perché appunto si cercano di fare cose nuove, ma comunque queste sono tecniche che funzionano. Partendo da tutte queste cose, ma cercando di, ah scusate, l'ultima slide riguardante le due inversioni, in questo caso 1, 2, 3, questo è il 2000 di Vito Sperandeo, 1, minimo ancora più basso e poi in partenza, trend ascendente, si formano due massimi, massimo, doppio massimo, qui parte il trend discendente, 1, 2, 3 di Ross, in questo caso il minimo, ripartenza, ritorna indietro, non ha neanche la forza per arrivare sul precedente minimo e il prezzo poi va su. 1, 2, 3 di rosa e il prezzo poi va su. Vedete che si è formato, sono tre figure di inversione che sono formate nell'arco di una giornata in pratica. In un giorno, cioè no, scusatemi, questa qua è una figura, credo che sia un orario comunque di più giorni, ma vedete che all'interno di poco tempo si sono formate ben tre figure di inversione. Dicevo, queste tecniche funzionano, ma diciamo che io le ho perfezionate. Le ho perfezionate in che modo? Studiando continuamente i mercati, studiando in particolare gli strumenti che mi piacevano di più, che erano gli indici. Quindi future sull'S&P 500, sul Nasdaq, sul DAX, sul FTSE MIB, ho trovato quali erano dei movimenti ricorrenti che si continuavano a formare su questi strumenti e quindi l'ampiezza di questi movimenti. E questo mi permette di avere un grosso vantaggio, cioè posso individuare qual è dove arriverà il movimento, ovvero quando c'è un breakout, fino a dove arriverà il prezzo, quindi mi permette di individuare il take profit migliore. Non solo, mi permette di individuare anche dove ci sarà un ritracciamento, dove ci sarà un ritracciamento, un'inversione del prezzo, della direzione, e a volte anche di evitare dei falsi segnali. E adesso andiamo a vedere un attimino in particolare a cosa mi riferisco. Faccio una piccola premessa. Su cosa si basa su questo metodo? Questo metodo si basa sul fatto che il mercato è controllato, direi, al millesimo dai grossi operatori. Non sto dicendo che sia manipolato per farvi perdere soldi, sto dicendo che chi ha la possibilità di farlo cerca di controllare al massimo il mercato per guadagnare lui soldi possibili. Quindi quando mi riferisco a grossi operatori, istituzionali, a fondi comuni, a banche d'affari, che cosa succede?
Questi operatori hanno la necessità di determinare dei punti di riferimento precisi sul grafico per poter effettuare le loro operazioni di accumulazione, di distribuzione e di speculazione con grossi quantitativi di denaro. Quindi loro devono creare sul grafico dei punti precisi dove poter andare a continuare a comprare o a vendere una serie di contratti. Noi dobbiamo cercare di sfruttare questa cosa, cioè sapendo dove loro creano questi livelli, dove loro creano questi punti di inversione, andremo a seguirli anche noi. Altra cosa, ogni strumento, quindi che azione, indice, valuta, diciamo che ha un suo ritmo, conseguenza anche della sua volatilità. È una conseguenza anche della sua volatilità. Comunque vedrete che solitamente questi strumenti, soprattutto se si parla di indici, hanno dei movimenti costanti che continuano a replicarsi continuamente. Quindi, se noi sappiamo quali sono questi livelli chiave dove i grossi operatori vanno ad accumulare o a distribuire i loro contratti, uno, e sappiamo qual è il movimento che solitamente fanno questi strumenti, cioè qual è l'ampiezza del movimento che fanno questi strumenti quando fanno un breakout, oppure quant'è l'ampiezza di un trading range, quando si forma un trading range, ovviamente noi avremo la possibilità di andare a mettere nel miglior modo possibile i take profit, il miglior modo, l'entrata migliore sulle inversioni e trovare anche i punti di ingresso migliori per le nostre operazioni. Andiamo a vedere degli esempi grafici. In questo caso c'è una congestione. Che cosa abbiamo detto anche precedentemente? Quando si forma una congestione, noi cosa facciamo? Non ci possiamo lavorare dentro perché è troppo piccola, è troppo stretta. In questo caso è grafico un minuto. Che cosa facciamo? Aspettiamo che si rompa la congestione. Si rompe la congestione al rialzo. Perfetto, mentre andiamo long. Ok, io vi dico che l'S&P 500 di solito si muove di 5 punti, quindi da 1316,25, che è questo livello, secondo me arriverà a 1321,25. Guarda caso il prezzo va su, fa i suoi famosi 5 punti di escursione, io qua in questo caso ho messo 250 dollari facendo riferimento al più giù del mini S&P 500, sono 12,5 dollari a tick, 5 punti sono 20 tick, sono 20 tick perché siamo a 0,25, quindi sono 250 dollari. Va lì, il prezzo, guarda caso, rimbalza in maniera praticamente quasi perfetta, fa solo 2 tick all'insù di sbavatura, ma rimbalza in maniera perfetta giù. Quando rompe ancora la linea di 1321,25 per i famosi 5 punti, ha la forza per fare altri 5 punti. Il precedente top era di 5, era qui, 1321,25, io penso che arriverà a 1326,25. Guarda caso, il prezzo arriva esattamente qua. E quando arriva qui, ritraccia, fa 5 punti ancora all'in più, rimbalza su 1321,25, fa ancora 5 punti all'insù. Ora noi possiamo sfruttare questa cosa in che modo? Qui entriamo long semplicemente perché c'è la rottura della congestione, sappiamo però che molto probabilmente dopo che ha fatto 5 punti inizierà a scendere, quindi io qui il take profit ce lo metto più o meno qua. Qui possiamo anche andare short e possiamo sfruttare questa discesa. Sappiamo che poi quando romperà il precedente livello avrà la forza per molto probabilmente per fare altri 5 punti, quindi entro long qui e dove metterò il take profit? Lo metterò più o meno qua. Quando ha fatto i famosi 5 punti, cosa faccio? Io penso che ritracci e quindi qui vado short. Dove metto take profit? Lo metto più o meno qua. Infatti il prezzo arriva fino a qua. Quando il prezzo arriva qui, io penso che rimbalzerà ancora, quindi vado long e quindi posso andare qua e metto take profit qui. Chiaro che prima o poi queste poi linee poi verranno anche rotte e non funzioneranno più, ma anche se funzionano per, come in questo caso, una, due, tre, quattro volte, a noi possiamo guadagnare la bellezza appunto di questi quattro movimenti. Ci stiamo parlando ad esempio di 750 dollari, 1, 2, 3.
Questo è un altro esempio, anche in questo caso è una congestione che durava per tutta la notte, in questo caso è l'S&P 500. Alla rottura della congestione, 5 punti di escursione, non si ferma il prezzo, quindi non rimbalza, in realtà rompe ancora anche quella linea, ma ne fa esattamente altre 5. E qui, guarda caso, dopo che ha rotto 1325,5, guarda caso si ferma a 1315,5, quindi ha fatto 5 punti, 5 punti. Quando arriva lì, secondo il primo punto di inversione, quindi cosa succede? Vado long qui, vado short qui, vado long qui. Quindi posso sfruttare qui il breakout. Posso andare short, metterò un primo take profit qui, pensando che qua poi rimbalza, in realtà non rimbalza, quindi io qua sarò stoppato e quindi farò una piccola perdita, ma qua girerò ancora la posizione, perché se rompe questa linea, secondo me ha la forza per fare altri 5 punti. Quindi girerò la posizione, vado ancora short, quindi io mi becco, guadagno qui perdo qualcosina, poi guadagno ancora fin qua. Qui, dopo che ha fatto la bellezza di 5 punti e poi altri 5 punti, secondo me all'80-90% qui rimbalza, e infatti poi qui rimbalza e quindi vado subito long. 5 punti, qui più o meno mi chiuderò la mia posizione perché qui c'è l'altro muro e quindi andrò short e quindi posso fare altri 5 punti short. Quando arriverà sul precedente minimo, dopo che ha fatto ancora 5 punti, qua posso andare long e sfruttare altri 5 punti. In questo caso qua poi posso andare ancora short, dopodiché vi posso dire che qua io non andrei mai short in questo punto, poi dopo voi mi dite perché, perché comunque c'è una serie di accorgimenti, una serie di, diciamo, di miglioramenti del metodo, quindi che poi vabbè, posso insegno al corso per chi poi volesse fare il corso. Questo comunque per me non andrei short in questo punto, infatti poi rompe, aspetterei che rompa questa linea, infatti rompe la linea e ha la forza praticamente per fare altri 5 punti, ritornare da 1320,5 a 1325. Ovviamente ci sono una serie di accorgimenti, di perfezionamenti del metodo che ovviamente adesso qui stiamo facendo una brevissima introduzione, una brevissima presentazione, che non possiamo usare via a dire. Prendiamo invece un altro esempio, lo prendiamo invece con il FTSE MIB, con il nostro indice. In questo caso quello che vi dico è che il FTSE MIB si muove con escursioni di 100 punti, mentre l'S&P 500 si muove con escursioni di 5 punti, che corrispondono a 20 tick. FTSE MIB si muove con escursione di 100 punti, anche in questo caso corrispondono a 20 tick, ma è solo un caso, ma in realtà per quanto riguarda il DAX si muovono, ci sono altre escursioni che corrispondono ad altri tick, il Nasdaq altre ancora, l'euro-dollaro, l'euro-yen, sono soprattutto questi strumenti dove questo metodo funziona molto molto bene, questi 7 che vi ho detto. In realtà poi si possono ritrovare questi tipi di movimenti si ritrovano poi anche sulle azioni come Credit, Intesa e via dicendo, però, e anche su altri tipi di valute, anche su altri indici, però diciamo che dove hanno una precisione che è quasi incredibile su questi strumenti, che poi sono anche quelli più tradati, guarda caso. Vi sottolineo, non è un caso, perché più il mercato è controllato da questi operatori che utilizzano le macchinette, gli high frequency trading, i software, più il mercato è controllato, più farà questi tipi di movimenti. Ma se noi lo sappiamo che fanno questi tipi di movimenti, possiamo sfruttarli anche noi. FTSE MIB in questo caso si forma, in questo caso non è ad esempio il livello di partenza come nei casi precedenti era una congestione, in questo caso invece è il minimo della giornata, della mattinata. Cosa succede? Si forma questo minimo, io penso che poi quando farà 100 punti all'insù, perché una volta che ha fatto il minimo, infatti da 13.700 arriva a 13.800. Il prezzo, dopo che ha fatto 100 punti di escursione long, ritornerà e farà 100 punti di escursione short, e li fa,
E poi da lì un ulteriore rimbalzo per arrivare a fare un'altra escursione di 13.000 fino a 13.800, ancora di altri 100 punti di long. Ora, noi qui, questo, come potevamo sfruttarlo? Potevamo sfruttarlo iniziare da qua, nel senso che noi vedevamo che aveva formato un minimo importante, lo capiamo più o meno quando siamo qua. E qui che cosa dico? A questo punto dico, beh, se questo è un minimo, secondo me adesso sta salendo, farà i famosi 100 punti. Allora, una volta che avrò fatto i 100 punti, poi tornerà indietro. Quindi io qua, già qui, posso andare short. Quindi già prima che si formi la 33. Perché se no, io in realtà dovrei aspettare che si forma sia questa linea che questa linea. Quindi il primo modo per sfruttare la trading range è qua, entrare long è qua. Invece con questa scoperta, con questo discorso di 100 punti, posso già entrare e già sfruttare questo movimento. Quindi sfrutto questo movimento short. Qui ha fatto 100 punti, quindi uguale a 20 tick, quindi so che molto probabilmente rimbalzerà e tornerà a fare altri 100 punti long. Lì fa, qui probabilmente rimbalzerà, infatti rimbalza indietro, non ha la forza per arrivare fino in fondo. Cosa succede? Rompe qua. Quindi intanto abbiamo sfruttato questo short, questo long. Tenete conto che qua stiamo parlando di ogni escursione sono 100 punti, sul FTSE MIB intero sono 25 euro appunto, quindi stiamo parlando di 500 euro ogni movimento. Il min invece è un quinto, quindi stiamo parlando di 5 euro appunto, quindi stiamo parlando di 100 euro ogni movimento. In questo caso 1, 2. Quando rompe il livello 13.800, che era formato dai due precedenti massimi della trading range, il prezzo ha la forza per salire, non fa esattamente 100 punti, ma guarda caso torna indietro, ritesta 13.800. Ha la forza per fare i 100 punti, lì che cosa succede? Il prezzo si ferma. E quando poi la porta ancora per ripartire, fa ulteriori 100 punti. E quindi anche in questo caso sono ancora. Punti. Ultimo esempio, sempre su FTSE MIB. In questo caso si forma un minimo all'inizio della giornata. Guarda caso fa 100 punti di escursione, rimbalza, vado short perché ha fatto 100 punti qua. Fatto 100, da qui a qui ha fatto 100 punti, quindi io dico che da qui è molto, molto più probabile che torni indietro. Fa 100 punti short, il prezzo rompe il precedente minimo, va a testare qua, va lì in giù, fa 100 punti. Non rimbalza e quindi poi saremo stati stoppati. Rientriamo ancora short, va giù, fa guarda caso altri 100 punti, si forma il doppio minimo, prezzo a testa 1, 2, 3 di ROS, il prezzo risale. Guarda caso fa esattamente 100 punti all'insù, quando rompe la vecchia linea che corrisponde anche a questo massimo, fa esattamente 300 punti, arriva a 15.800, ritraccia, quando rompe, va a 300 punti. Ora, se tutte le giornate fossero così, si guadagnerebbero un sacco di soldi, non sono così belle tutte le giornate, non sono così lineari come in questo grafico, ma vi assicuro, voi andate a verificarlo, che il FTSE MIB si muove di 100 punti tutta la mattinata di oggi, che era il 14 novembre. Il FTSE MIB si è mosso sempre di 100 punti. Voi andate a guardare, tutti i rimbalzi, tutti i breakout sono stati di 100 punti, ad esempio. Quindi, esattamente come per la slide, oggi ci sarebbe potuto sfruttare un sacco di membri del FTSE MIB. Come le Business Lines possono proteggersi dai falsi segnali?
Questa è un'ultima cosa che andiamo a vedere prima di chiudere. Vedete che in questo caso, dopo che ho fatto qua, rimbalzato una volta, rimbalza la seconda volta, terza volta, quarta volta, qui in realtà si forma un doppio massimo. Quindi, diciamo che secondo le regole normali, qui noi dovremmo andare short. Oppure, scusate, dovremmo andare short qui, doppio massimo, ma soprattutto quando qua noi rompe il doppio massimo qua, noi andremo long. Questa è la regola. Rompe il doppio massimo, quindi si va long. Se noi l'avessimo fatto a 1320, saremmo stati stoppati. Perché poi il prezzo ha raggiunto i 1320,5, è tornato indietro e quindi in giugno saremmo stati stoppati. Perché? Perché il vero livello non era questo doppio massimo, ma in realtà erano i famosi 100 punti. Scusate, i famosi in questo caso erano S&P 500, quindi i famosi 5 punti. Quando rompe 1320,5, che erano sì 5 punti, allora lì sì che poi il prezzo è partito. Ultima slide, anche in questo caso, massimo, doppio massimo, qui c'è anche una shooting star, saremmo stati tentati di entrare short, qui, in realtà il prezzo non aveva esaurito il suo vero movimento era di 5, era in questo caso il FTSE MIB di 100 punti, e infatti il prezzo è tornato solo un pochettino indietro, ma poi ha fatto 100 punti. Doveva completare i suoi 100 punti, infatti poi è arrivato a 13.900, quindi anche in questo caso il sapere che il movimento solito è di 100 punti ci avrebbe evitato questo falso segnale. Quindi, conclusione, molti segnali efficaci sono rimbalzi e rotture di linee statiche, sono supporti, resistenze di trading range oppure congestioni, massimi e minimi. Quindi le cose più semplici che abbiamo visto poi anche in questo webinar. Cosa importante però è che cos'è che ci dice in più il mio metodo? Che noi sappiamo individuare i livelli chiave e sappiamo di quanto si muove il prezzo dopo aver rimbalzato o rotto contro un livello chiave, contro una linea statica, possiamo determinare il take profit preciso e sappiamo già prima dove dobbiamo invertire la posizione. E anche qualche volta ci evitano anche di fare segnali. Quindi questo era tutto quello che volevo dire per quanto riguardava il mio metodo. Dico un'ultima cosa, ovviamente, vabbè, questa era solo una brevissima introduzione. Qui vi lascio i miei contatti. Quello che volevo dirvi è che comunque un metodo semplice, facile da applicare e comunque replicabile da chiunque. La cosa bella di questo metodo è che comunque si sfruttano sia i rimbalzi sia i breakout, e questo ci permette di avere risultati costanti, perché molti metodi funzionano bene quando ci sono giornate di trading range, quindi funzionano bene sui rimbalzi, ma quando poi ci sono giornate direzionali che continuano ad andare long, continuano ad andare short e ci continuano a far perdere soldi, oppure ci sono invece altre tecniche che sfruttano bene le giornate direzionali, come super trend, come cose come le medie mobili, però quando poi ci sono giornate non direzionali, quindi giornate di trading range, continuano a darci qualche segnale. Qua invece riusciamo a sfruttare bene tutte e due, sia i rimbalzi che i breakout. Quello che poi io faccio durante il corso, che sono più 2 giorni, è tracciare correttamente le linee. Ovviamente vi dico tutte le ampiezze dei vari indici più importanti, delle valute più importanti, le ampiezze di movimento, di questi movimenti costanti, tutti i vari accorgimenti per poter migliorare il metodo, per migliorare quindi la percentuale di operazioni positive e quindi il risultato. E poi va bene una serie di cose appunto anche più generali, come interpretare i movimenti del book, come lavorare quando escono i dati, soprattutto i dati macroeconomici delle 14:30, come operare sui gap, insomma, per vedere un attimino come ci si lavora in maniera profittevole un po' nell'intraday.
Ultimissima cosa, questa appunto che vi dicevo vi ho fatto vedere come funziona queste linee. Una cosa però vabbè, è saperle conoscere, un'altra cosa è saperle usare. Quindi quello che vi consiglio è andate a vedere che effettivamente succedono questi momenti, andate, verificateli, poi per riuscire a sfruttarli bene. Tenendo in considerazione anche il fatto che poi queste linee spesso, anzi quasi sempre durante la giornata, poi traslano, quindi quella linea che andava da 13.700 a 13.800 e poi 13.900, durante la giornata a un certo punto passerà a 13.870 e 13.770, 13.670, perché succede qualche cosa che cambia qual è il livello chiave da cui partono i famosi 100 punti o 5 punti che siano. Quindi lì ci vuole anche un discorso di qualcuno che proprio vi faccia vedere come sfruttare queste cose, come individuarle e anche che abbia un bel po' di esperienza che ve la posso passare. Da soli non è così semplice farlo. Bene, ho detto tutto, ti passo la linea, Pietro. Se non ci sono domande. Sì, c'era solo una domanda, chiedevano brevemente se potevi commentare il video di oggi, chiaramente alla luce delle valutazioni viste durante questo corso. Sì, allora, aspetta, devo andare un attimo. Allora, aspetta, che devo prendere. Allora, il footage web che era qua, quello che vi dicevo era, guardate, allora, guardate dal massimo di oggi, cioè il massimo che è l'apertura di oggi, era 18.390. Guarda caso, il prezzo scende, 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 fa esattamente 100 punti, arriva a 18.790 ed è lì che rimbalza. Qui poi ritorna lì, si muove un po' male, cioè nel senso che in questo caso se ne avessimo scommesso sul rimbalzo saremmo stati stoppati, se avessimo scommesso anche sul breakout saremmo stati stoppati, quindi in questo caso avremmo perso qualcosina, cioè avremmo preso uno o anche due stop, ma dopo, guarda caso, il prezzo rompe ancora, rompe da questa linea, fa i famosi 100 punti, da qui ancora 18.790, arriva esattamente a 18.690, quindi fa ancora i 100 punti, guarda caso dove si ferma esattamente qui, esattamente 100 punti sotto. Poi, qui non saremmo riusciti a sfruttarlo. Siamo onesti, qui non saremmo riusciti a sfruttarlo, ma che cosa avremmo potuto sfruttare? La rottura di qua, rottura di una congestione, guarda caso corrispondeva con i famosi 100 punti, 18.690, e qua scommettevamo sul ribasso, sul short. Qua ce lo beccavamo tutto, guadagnavamo. Qui avremmo potuto scommettere sul rimbalzo, non è successo, ma se ROI rompe ancora, quindi 18.590, e va ancora alla porta per fare esattamente 100 punti. Quindi avremmo potuto sfruttare il breakout qui e anche questo. Ma qui poi succede un'altra bella cosa, guarda caso dove rimbalza, rimbalza esattamente 18.490, che è ancora i famosi 100 punti. Quindi queste linee le abbiamo tracciate solo ed unicamente partendo dal primo, dal prezzo del primo minuto. Quindi breakout, breakout, qui avremmo potuto sfruttare il rimbalzo, qui stiamo parlando di 20 ticca in giù, 20 ticca in giù, 20 ticca in su. Poi qui, cosa che è abbastanza comune quando poi nell'ora di pranzo diciamo che l'indice cincischia un po', sta lì un po' fa un po' di confusione, quindi non fate movimenti precisi. Poi vabbè, qui cosa è successo? Qui vabbè, in questo caso bisogna. Allora, innanzitutto possiamo vedere una cosa. Qui cosa succede? C'era l'attesa per l'uscita che doveva parlare la Yellen. Il nuovo presidente della Federal Reserve, quando ha parlato e ha detto che comunque si proseguirà con il quantitative easing, che non si procederà al tapering, quindi al rientro di questa enorme liquidità, si procederà con l'acquisto ancora di titoli da parte della Federal Reserve, ovviamente i mercati ne hanno risentito positivamente, sono quasi tutti in rialzo, quindi qua in questo caso non c'entrava molto il discorso, poi metodo, qui è uscita una notizia importante, cioè ha parlato
la Yellen e qui è andato a salire tutto. Comunque andiamo a vedere una cosa. Ovviamente un nuovo livello significativo era questo, questa congestione che guarda caso corrispondeva con questo massimo, questo qua, quindi 18.625 più o meno, o anche un pochettino sotto, lo mettiamo in un altro colore, facciamo in un altro colore, almeno. Ok. Possiamo anche spostare un attimino così poi sotto 18.620. Comunque il prezzo, quando poi ha avuto la forza per rompere questa congestione, ha avuto la forza per farsi 100 punti, quindi in questo caso ne ha fatti anche un po' di più perché è arrivato addirittura fino a 18.760-670. La cosa comunque ancora comunque interessante è che guarda caso, quando poi ha rotto questa congestione ha fatto un po' di più di 100 punti, poi il prezzo è leggermente ritracciato e in chiusura, guarda caso, ha chiuso poi 18.720, cioè almeno non ha chiuso 18.744, poi quando è ritracciato si è fermato esattamente qua e corrispondevano poi i famosi 100 punti. Comunque, ripeto, qua c'è stata la grossissima forza perché parlava la Yellen, quindi c'era un dato macroeconomico, una notizia che ha spinto il mercato. Comunque, ripeto, queste linee, dalla prima linea ha funzionato questa, ha funzionato poi questa, ha funzionato questa, ha funzionato questa, ha funzionato poi ancora anche qua per darci il take profit. Ovviamente qua si è formata una congestione, quando ha rotto la congestione il titolo è partito, quindi il breakout della congestione e ha avuto proprio la forza per fare 100 punti. Ha avuto la forza per farne un po' di più perché c'era questa grossa spinta. Anche perché comunque poi il mercato italiano sapete che ovviamente chiude alle 17.30. E quindi si poteva aspettare, cioè gli operatori si aspettavano che magari il mercato americano o tedesco, che invece rimangono aperti fino alle 10, abbia la forza per proseguire il rialzo. E quindi comunque c'è stato ulteriori compratori che anche in chiusura di giornata hanno comprato. Quindi mi sembra che questa era l'analisi di oggi. Pietro? Perfetto, perfetto, va benissimo, non sembrerebbero esserci altre domande. E passiamo quindi allora ai saluti. Ricordo che le piattaforme utilizzate oggi sono quelle che trovate in demo reale sul nostro sito, quindi si possono testare tranquillamente in demo, registrandosi sul nostro sito. Se avete qualsiasi dubbio o questione riguardo al webinar, riguardo agli argomenti trattati, non esitate pure a contattarci al numero verde 800 900 904. E nulla, per il momento ringrazio tutti i partecipanti, ringrazio chiaramente Alessandro Montenegro per la lezione di questa sera. Ricordo che comunque è stata registrata, la trovate appunto nel nostro archivio webinar sul nostro sito. E auguro a tutti per il momento buona serata, arrivederci a risentirci anche a giovedì prossimo, per il prossimo webinar. Buona serata a tutti.